Buongiorno, buongiorno. Non ci vedevamo da un po' di tempo, eh? Allora, dimmi pure. Allora, è normale perché l'abbassamento di pressione è normalissimo. Ovviamente d'estate. Stai bevendo abbastanza? Quanti litri al giorno? Due sarebbe meglio. Lo so, bisogna un po' sforzarsi. Stai mangiando tanta, tanta frutta e verdura fresca, cruda? Stai prendendo qualche integratore in particolare oltre ai soliti? Ok. Magari dopo capiamo se uno può esserti d'aiuto. Ok. Allora, come? Non lo sapevo. Sei andata al pronto soccorso. Sei fatto male alla caviglia e. Ok, ti hanno fatto le lastre. Ce le hai qui? Va bene, allora adesso andiamo a fare un check-up generale e poi andiamo a dare un'occhiata anche a queste lastre, no? Va bene, così magari mi spieghi meglio e le guardo bene. D'accordo. Allora, mi metto i guanti. Giro in vena di rosa. Rientrata, quindi ho tutto l'occorrente ancora dentro la mia borsetta. Sì, oggi è tutto, tutto rosa. Qui dentro un po' tutto l'occorrente che ci serve. Prima cosa andiamo a sentire polmoni e cuore, perché appunto mi hai detto anche che hai avuto un po' di tosse, un po' di febbre, quindi direi che bisogna sentire i polmoni, ok? Quanto ti è durata la febbre? Come al solito, respira bene. Bocca aperta, bocca aperta. Ancora. Ancora. Fai fatica a respirare. Quando te lo dico, ok? Anche solo un colpo di tosse forte.
sente che hai avuto qualcosa, diciamo così, ma direi che ti è quasi totalmente passato anche la tosse. Non la sentivo sporca, diciamo così. Ok. Io, se adesso non hai più particolari problemini, io lascerei stare. Poi magari se ricomincia la tosse, se fai un pochino fatica a respirare, se ti risale la febbre, i prossimi giorni ci rivediamo, ok? Magari fissiamo già direttamente un appuntamento per rivederci. Però per ora i polmoni mi sembrano a posto e anche i bronchi. In generale la respirazione. Fammi misurare un attimo la febbre. Vieni qui. Allora 36,4, perfettamente nella norma. Da quanti giorni non hai più la febbre? Neanche un po', neanche un paio di ore al giorno, neanche 37,1. Insomma, arriva un po' tutto ciò da cui eravamo protetti prima, quindi è normale, è normale. Andiamo a misurare adesso la pressione, che se dici che senti dei cali, probabilmente ce l'avrai bassa. Bassina. Allora, quando senti di avere un pochino questi svenimenti, sicuramente se ti piace la liquirizia, assolutamente liquirizia, dolcetti la liquirizia, la stecca, se ti piace, vanno benissimo. Riempiti un pochino di zuccheri, quindi frutta, tanta tanta frutta. Cerca di bere tanto, magari se hai anche una di quelle bevande, non esagerare, ma se una volta sei fuori e trovi una di quelle bevande zuccherate, comunque bevila perché ti tira un pochino su, ok? E non fare sforzi, cerca di non fare sforzi durante la giornata quando hai troppo troppo caldo, perché ovviamente crolla la pressione, ok? È normale.
chiedi in giro, è probabile che 8 persone su 10 ne soffrano, è normalissimo. E non dovremmo lavorare o sforzarci in queste ore del giorno. Adesso vediamo. Prima di tutto, comunque, adesso, visto che hai la pressione bassa anche adesso, da una di queste, che è una caramellina, diciamo appunto la liquirizia, un po' zuccherata per alzarla, ok? Me le porto sempre, sempre dietro d'estate. Ecco qua. Già che ci sono, vado un attimo anche a fare dei controllini generali. Allora, intanto vorrei fare un controllino ai tuoi riflessi, ok? Soprattutto del viso. Potrebbero essere anche il sintomo appunto di pressione bassa ricorrente, quindi volevo un attimo controllare, ok? Allora, avvicinati pure. Magari sono sporco, non lo so. Apri un attimo la bocca. Ok, perfetto. Adesso mi dicevi che avevi delle lastre per me.
comunque questa vacanza al mare non ti ha fatto tanto bene. Hai preso una botta, ti sei ammalato. Forse è ora di fare le vacanze in modo diverso, non saprei. Hai fatto bene a insistere. Come vedi, non c'è nulla, cosa importantissima. Qui qualcosina c'è. Sicuramente ti farà un po' male. Eviterei il calcetto. Andrei a rilassare in campagna, fosse te. Però a parte questo, mi sembra tutto ok. Infatti te l'hanno detto anche loro, no? Però almeno questo controllino l'hai fatto. Benissimo. Adesso, se non hai altro, lo appoggio qui. Non hai altro da dirmi, altro da segnalarmi, io direi che ti faccio giusto due ricette per fare delle nuove analisi del sangue, analisi delle urine, analisi generale, che prima spiavo il database, non fai da 2 anni, molto male, ok? Ti faccio un po' di ricette per anche visita dei nei. Tutto sul tuo fascicolo elettronico. Ok, va bene. Adesso puoi andare, mi raccomando, attenzione. Magari vacanze un po' meno sfrenate e magari meno stress durante tutto il resto dell'anno, così quando vai in vacanza il tuo corpo non è costretto a spegnersi. Ok, va bene. Va bene, io ti auguro una buona fine dell'estate, ok? Va bene. Per qualsiasi cosa, se ti torna la febbre, se ti arriva qualche altro sintomo, qualcos'altro, io sono sempre qui, ok? Sono già andata in ferie, quindi mi troverai sempre. D'accordo. Ciao, stammi meglio.